Io volevo chiamare Cristian Gallo, che è mio nipote, al suo esordio. Sei contento? Hai visto il video? Ti è piaciuto? Sì. Sono tutte, hanno tutte tante parole. E anche lui che interpretava il padre, Salvatore Orlando. Volevamo ringraziare per il messaggio, perché è quella che con grande entusiasmo si è mossa subito per questa operazione, che è l'assessore, eccola qua, Alessandra. Giovanissima, la più giovane d'Italia, ce l'abbiamo noi, e soprattutto è una che fa poca politica e mette invece in campo molta passione. Con un'immagine che non ci rappresenta, io quello che devo fare con la testa e con il cuore è essere all'altezza di tutto questo, e forse non sarà mai abbastanza quello che possiamo fare, ma Napoli passo dopo passo lo diventa, una città dove ci specchiamo, ed è bella come i tuoi occhi, è bella come la tua voce, è bella come il tuo cuore, è bella come noi, grazie a tutti. È bella come te! Allora, eccoci con i Mr. Ride, è stato appena presentato il video, devo dire che l'emozione è stata bellissima, forte. Come il disco precedente, tra l'altro, però questo in modo particolare ci ha toccato perché l'argomento era un argomento molto attuale, uno slogan contro la camorra, incitare le persone che hanno dei sogni a coltivarli, perché si può fare, cioè si può credere in qualcosa, perché molti lo stanno dimostrando e quindi possiamo farlo tutti. Guaiù è un messaggio positivo che noi vogliamo lanciare attraverso la musica, attraverso le mani. E come diceva l'autore Bruno Lanza, del quale vi siete avvalorati di questa grande collaborazione, mettere qualcosa nei contenuti. E si leva un bel vento da Napoli, siamo partiti per così dire alla ribalta nazionale adesso con Sanremo, però vedo che qualcosa si smuove anche alle basi. Sì, per fortuna, sì, è così. Infatti grazie a Rocco Hunt, grazie a Gianluca Di Gennaro che è stato protagonista del loro di Scampia, si incomincia a vedere qualcosa di positivo, una luce in mezzo a questo buio che purtroppo è il periodo che è quello che è oggigiorno, cioè un brutto periodo stiamo passando, però siamo ottimisti e si può fare, piangersi addosso non serve a niente, quindi possiamo emergere sicuramente. Non solo piangersi addosso non serve, ma ciò che serve sono le collaborazioni, perché oggigiorno il futuro sta tutto lì, nelle grandi collaborazioni. Eh sì, questo sì, l'hai detto tu, e quindi ti ripeto, man mano si cercherà comunque di ricostruire una Napoli. Nell'album Guaiò sono presenti 14 tracce, no? Molte le rivisitazioni e i riarrangiamenti di brani che sono sì del recente passato, ma che sono già dei classici, possiamo definirli, però la vostra chiave dà veramente un qualcosa di diverso e di ulteriore. Sì, siamo stati fortunati ad avere con noi Monica Sarnelli, il grande Nino D'Angio, abbiamo avuto anche il piacere di collaborare con Alessandro Siani che ci ha regalato una sua poesia, Pietro Montecorvino, dimentico qualcuno, Luca Sepe, Gianluca Capozzi, Gianluca Andrea Sannini. Insomma, è stata veramente una bella esperienza, noi ci siamo divertiti e spero che questa cosa venga recepita a chi acquisterà il disco Guaiù. Grazie. Di essere sempre definiti come la città della camorra e la città della munnezza. Questo video e questo singolo è orgogliosamente contro il sistema della camorra. E noi non siamo solo questo. Diciamo, ci è costato molto, ma in termini proprio di lavoro, di testa, di cuore. Non vorrei farvi una testa di ghiaccio, io vorrei andare subito al sodo. Arrivi, ti dici giusto perché voglio andare subito al sodo. Infatti volevo ringraziare tutti voi per essere intervenuti qui stasera a questa presentazione di questo nuovo album Guaiò. E ecco, appunto, vorrei partire subito. È tutto così. E niente, vorrei invitare su questo palco virtuale un artista che io stimo molto, ma non da adesso, da tanto tempo, il grande Gianluca Capozzi. Voglio veramente un onore averlo con noi stasera, e ti do anche il palmare, pensa un po' che io mi vedo con la sfida. Buonasera. Non c'è da aggiungere a quello che hanno detto loro, però se siamo qui è perché siamo con loro e crediamo che comunque siano persone che fanno ciò che fanno in maniera divina, quindi io non posso che augurargli il meglio e augurargli un enorme in bocca al lupo. Se siete d'accordo, sì, facciamo un applauso tutti. In bocca al lupo, così non viene, però più forte sì. Ok, ok, vabbè, questo è stato dopo perché questa mi ricorda una. Ok. Ci siamo. Yeah.
non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per me già separano le ore. Chi ama lo capisce solo quando si allontana. Chi sbaglia paga il conto, ma adesso dentro ad ogni istante che passa quanta voglia di te. Dentro gli occhi tuoi mi rivedo, sento ancora che c'è, che c'è, che c'è. Ti vorrei come più forte dei sensi che mi scivola addosso e batte dentro di me. Ti amerei perché sei il senso dei giorni, la ragione, tu sei il mio domani. Vorrei spiegarti che non voglio perderti, riempire gli occhi miei con i sorrisi che fai tu. Coprirmi con le braccia degli abbracci tuoi, andare insieme ovunque dove vuoi. Quante parole chiuse dentro aspettano di andare, parole mezze latte neanche a chi voleva dare. In poche ore qualche cosa che non è l'amore, ma solo un'illusione, un'illusione. Dentro questa scena che vivo, quanta voglia di te. Dentro gli occhi miei ti rivedi e senti ancora che c'è, che c'è. Ti vorrei, aumenta forte il respiro, resti un attimo ferma ad ascoltarlo con me. Ti amerei, ora che il tempo cancella il suo cammino, tu sei il mio destino. Vorrei spiegarti che non voglio perderti, no, no. Riempire gli occhi miei con i sorrisi che fai tu. Semplicemente coprirti con le braccia degli abbracci tuoi, degli abbracci tuoi. Andare insieme ovunque dove vuoi, puoi scoprire con le gesti non ti attimo, che è lo stesso anche per te. Vorrei spiegarti che non voglio perderti. Non voglio perderti, no, non voglio. Se avessi quel coraggio, che no, no. Da tutto il tuo vivendo in te ma senza limiti. È la prima volta che la cantavamo live, ma non ho capito. Grandissimo Gianluca Capozzi, grazie, grazie di cuore. Gianluca, veramente ci hai fatto sognare, ma quanta gente, bello, bello. Adesso cosa vogliamo fare? Beh, se voglio fare un pezzo con un artista al quale tengo in modo particolare, non me ne vogliate, perché secondo me è grazie anche a lui se siamo qui. Io vedo le cifre perché questa qui non le ho masticate ancora queste canzoni, quindi ho dei vuoti di memoria, non voglio fare tutta figura. Allora, c'è una persona alla quale dobbiamo molto, perché lui praticamente è stato il primo a credere in noi, e veramente lo ringrazio. Daniele Bianco, Antonio Casaburo, avanti amici, Luciano Finangieri, Raffo, non voglio dimenticare. Gianluca, è difficile dimenticare Gianluca della Valle dell'Orso, Mavi direttamente da Medizzuto, vediamo quanti amici. Federica Celio, Francesca Francese, Napoli, Francesco Palmieri, il nostro Giampiero, mano a mano saluteremo un po' tutti, spero di non dimenticare nessuno, ma adesso. Grandissimo, anche l'assessore alle politiche giovanili, l'assessore più giovane d'Italia, Alessandra Clemente, che io ringrazio veramente con tanto affetto per essere con noi. Grazie, resta, grazie. Parlavo di questa persona alla quale dobbiamo molto, veramente lui ha creduto sempre in noi e io lo devo ringraziare per sempre, praticamente. Il nostro Luca Sepe, un grandissimo showman, definirei, cantautore, attore, tutto, praticamente, che si crede quello Luca, che vuole fare. Lui fa, grande Luca, grande. Luca Sepe, la prima volta che la cantiamo, io non ho improvviso. Sì, soprattutto perché sapeva che eravamo a fare un playback, invece la mangiava. Allora ci va, amico, ma tanto ci sono loro, la conosco tutti. Effettivamente, con tutta questa gente era brutto a fare un playback. Era brutto, vedi a leggere e farvi pure. Proviamo, io vorrei essere ricordato, dammi una mano. Questa qua la dovresti ricordare molto molto bene, questa è una delle canzoni più belle che abbiamo in Italia. Vediamo, adesso ci sei, bene.